della salita, vediamo. Però ha piovuto unicamente dove non abbiamo visto sulla salita, la salita del passo della Colla, purtroppo. Poi vabbè, noi ringraziamo, io ci tengo perché non era scontato, abbiamo avuto il feedback, siamo riusciti a seguire la corsa 20 e passa minuti senza immagini e siamo, lo ricordiamo, noi non siamo live sul posto, Pietro a Milano, io sono a Padova, quindi grazie veramente a Dario Giovine, a Marco Zontone, a Radio Corsa del Giro, che ci ha dato la possibilità di raccontare un po' alla vecchia maniera ai nostri telespettatori quello che è andata, appunto come è andata la corsa. Poi abbiamo avuto appunto la conferma da Nemic e magari riusciremo a vedere anche quando c'è stato l'attacco. Sì, una corsa che è stata animata per gran parte dei chilometri da una fuga a due con Susan Andersen e Irene Mendez, poi dopo il traguardo volante di Borgo San Lorenzo due eventi hanno sconvolto la corsa. Il primo, la pioggia, il maltempo che ha cominciato a imperversare sulla corsa, e poi il vantaggio delle due battistrada crollato, sono state recuperate dal gruppo che è stato per un po' compatto sulla salita, poi è entrata in azione Annemiek van Vleuten sul tratto duro sugli ultimi 9 chilometri di salita, lo scatto della campionessa del mondo al quale nessun'altra atleta ha saputo rispondere. L'inseguimento poi è proseguito in discesa con Marta Cavalli e Gaia Realini protagoniste, le due italiane poi sono state riprese dal terzo gruppo all'inseguimento, comprendente anche Erika Magnaldi e la campionessa italiana Elisa Longoborghini, Gudrup Lutwit, Maggie Garcia, Veronica Ewers, c'era anche Juliette Labou, però lo scatto decisivo di Van Vleuten ha permesso alla campionessa del mondo di arrivare da sola al traguardo di Marradi, di centrare la vittoria numero 100 in carriera. La nona di tappa al Giro d'Italia e con i secondi di Abbuono già adesso, dopo appena due tappe, in realtà una vista l'annullamento della tappa di ieri a cronometro, Van Vleuten comincia già ad avere un margine di vantaggio